Allora, buonasera a tutti. Io sono Enrico Mancini e faccio parte del Consiglio Nazionale dell'UPLI. E questa sera, diciamo, mi hanno incaricato a presentare l'associazione, ma ormai credo che ci conoscete tutti. Sono 4 anni che lavoriamo per la Polizia Locale. Abbiamo iniziato sotto il Covid a fare questi webinar che voi potete sfruttare per le vostre crescite professionali. Ricordo chiaramente a tutti quanti che gli attestati vengono rilasciati solo ai soci. Gli altri possono partecipare, ma poi alla fine della crescita professionale purtroppo non hanno accesso ai nostri attestati. Ecco, ricordo, non so se tra gli utenti iscritti c'è qualcuno che ancora non è nostro socio, perché l'iscrizione, come vi ripeto, è aperta a tutti, però poi facciamo questa selezione. Sul nostro sito, che è unionepolizialocale.it, nella sezione della segreteria dell'associazione, nella parte della segreteria, ci sono tutte le indicazioni che potete utilizzare per fare l'iscrizione. Io sono anche il responsabile dell'iscrizione dell'associazione, quindi sarete a diretto contatto con me con la mail, e sempre sul sito dell'associazione avete a disposizione anche il numero WhatsApp da utilizzare in determinati giorni della settimana, dove io potrò rispondervi. Se qualche volta non vi rispondo, scusatemi, ma diciamo che abbiamo tempi molto ristretti, ma nei dovuti termini poi rispondo a tutti e manderò anche l'email a tutti, perché comunque anche la mail, quella della segreteria, viene letta da me. Tornando al nostro webinar, l'omissione di soccorso ci aiuterà a fare questo excursus il comandante della Polizia Municipale di Caserta, nonché facente parte del Consiglio Nazionale, come Probiviro, che è il comandante Luigi De Simone. Passo la parola a lui e buon webinar a tutti. Ah, un'altra, scusami Luigi, volevo solo ricordare che per quanto riguarda le domande e le risposte, per tutti i soci si possono utilizzare le chat, quindi WhatsApp e Telegram, ma per quelli che sono in linea potete utilizzare il pulsante in basso domande e risposte, dove noi le vediamo in tempo reale e possiamo intervenire e rispondere alle vostre domande. Grazie a tutti e buon proseguimento. Ok, grazie Enrico, buonasera, buonasera a tutti. Enrico, in attesa di Mirka, siccome io ho lo schermo condiviso, non leggo la chat, e quindi magari se ci sono domande, senza problemi mi Non ti interrompi. preoccupare, se c'è qualcosa che scrivono i soci, ci penso io a avvertirti. Ecco. Va bene, grazie. Allora, buon ascolto a tutti voi. Allora, buonasera, 44esimo webinar, brevi note operative sui delitti di omissione di soccorso e di fuga. Un argomento molto interessante, mi sono appassionato qualche anno fa quando mi sono occupato del tema per la mia tesi di laurea qualche anno fa. Come vedete, io parlo di delitti, per cui già inquadriamo la questione, cioè ci troviamo a parlare dei delitti del codice penale, quindi non delle contravvenzioni, quindi già questo è indice praticamente sintomatico. E come vedete nel titolo, io parlo di delitti e non di delitto, perché se sfugge a qualcuno, l'articolo 189 del codice della strada prevede appunto due autonome fattispecie di reato, cioè quello del comma 6, ovvero la fuga, e quello del comma 7, ovvero l'omissione di soccorso. Poi, durante questa, seppur veloce e breve chiacchierata, avremo modo di affrontare non solo, la fattispecie penalmente rilevante prevista dal 189, il nostro caro codice della strada, ma poi faremo qualche paragone, ci agganceremo a un altro delitto, un altro reato rubricato omissione di soccorso, però quello punito dal codice penale. Vedremo quale si applica, oppure se magari per il principio della cronologia delle leggi si applica solo il 189 e non più il 593 del vecchio codice Rocco.
Vedremo, insomma, risponderemo a queste domande. Poi un cenno giusto, un cenno a 589 ter e 590 ter per quanto rileva in questa chiacchierata, perché anche dal 2016, con l'introduzione appunto dell'omicidio stradale, delle lesioni stradali gravi e gravissime, il legislatore non solo ha inserito nel quadro normativo, nel nostro codice penale, 589 bis e 590 bis che conosciamo a menadito, ma anche il 589 ter e il 590 ter. E poi termineremo questa chiacchierata con qualche cenno sul famoso decreto legislativo 28-2015, ovvero un anno prima della riforma del 2016 con l'introduzione appunto del 589 bis e 590 bis, che non fa altro che parlare appunto della non punibilità per particolare tenuità del fatto. E vedremo se questo principio, questa esimente, può essere applicata a tutti gli articoli di cui parleremo stasera. Ora, dicevo, il 189 codice della strada è rubricato comportamento in caso di incidente. Ovviamente adesso noi parleremo dai commi 6 a seguire, quindi 7, 8, 8 bis, eviteremo gli altri che hanno aspetti sanzionatori tipicamente amministrativi, che non interessa questa lezione. Questa slide è abbastanza vecchia, la utilizzai per la mia tesi e notai che dal 96 in poi c'è stata un'impennata paurosa dell'omissione di soccorso. Omissione di soccorso che poi dal 99 in poi è rimasto molto molto alto, nonostante il numero degli incidenti stradali, come si vede nella slide, è più o meno costante. Ma vediamo ai giorni nostri. Per un'indagine statistica una rilevazione dei grandi comuni, dei grossi centri, cioè quelli successivi superiori a 150.000 abitanti, nel quinquennio 2016-2021 c'è stato, e ovviamente questo è un'indagine commissionata per valutare l'andamento degli omicidi stradali e delle lesioni gravi e gravissime appena dopo il quinquennio successivo, quindi alla legge del 2016. E emerge un dato: ci sono stati 168 casi di omicidi stradali aggravati dalla fuga e dall'omissione di soccorso. Vedremo che c'è qualche problemino rispetto al 189 ter e il 590 ter, per come è formulato, per come il legislatore ha deciso di formulare tecnicamente il reato. Ma vediamo, abbiamo visto qualche dato un po' vecchiotto, abbiamo visto, ci concentriamo quindi sul quinquennio post riforma omicidio stradale, e ovviamente emerge che il fenomeno della cosiddetta pirateria stradale non è in calo rispetto al quinquennio precedente. Inoltre, un'indagine statistica ANCI del lavoro espresso, quello che si fa ogni anno, che tutti conosciamo, il rapporto ANCI, nel 2020 è emerso che ci sono stati 1.661 casi di fuga o omissione di soccorso, che rappresenta il 4% di tutta l'attività totale di polizia giudiziaria svolta da noi operatori di polizia municipale. Quindi è un argomento abbastanza vicino alla nostra quotidianità. 2020, dati 2020 e dati 2021, svolto dall'osservatorio ASAPS, un'associazione praticamente amici sostenitori della polizia stradale, è emerso che nel 2021 c'è stato un aumento di più 14% dei casi verificati nel 2020, ovvero 892 episodi di pirateria stradale nel 2020 sono saliti praticamente a 1017 nel 2021. Quali sono state le regioni interessati dal fenomeno? Un dato rilevato nel 2020, la primatista è la regione Lombardia, seguita dalla Campania e poi via via
le altre regioni. Leggendo questa slide, diciamo che tutto parte dalla la struttura del reato, parte dalla, dal principio di solidarietà umana. Principio di solidarietà umana che già Cicerone prendeva in considerazione, e potete tutti quanti leggere cosa sosteneva Cicerone qualche anno fa. Ma un giurista dei nostri tempi, ovvero Bannini, sostenne che lo studio dell'omissione di soccorso presenta un particolare interesse per il richiamo ai principi fondamentali del nostro sistema giuridico. Effettivamente, tenete presente che l'omissione di soccorso già esisteva nel primo codice, nel 33 e nel 59. E quindi praticamente uno studioso, quindi Vannini, si rese conto che effettivamente lo studio dell'omissione di soccorso era complicatissimo, perché andava a toccare tutta una serie di argomenti, di aspetti che necessariamente bisognava essere conoscitori del diritto, perché si parla di dolo eventuale, di dolo generico, si parla di reato proprio, a consumazione istantanea, insomma tutti i principi del codice Rocco ancora attuale, vigente. Andiamo nello specifico. L'articolo 189, quindi rubricato omissione di soccorso, il comma 1 recita: l'utente della strada, in caso di incidente, comunque ricollocabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza occorrente. Eventualmente a chi, ovviamente? A coloro che eventualmente hanno subito danno alla persona. Il primo dato è che l'articolo 189, e quindi le fattispecie penalmente rilevanti, di cui al comma 6 e al comma 7, sono certamente reati non comuni, ma reati propri, perché non leggiamo chiunque, ma leggiamo l'utente della strada. Quindi non tutti possono essere sanzionati e perseguiti penalmente per i due delitti che vedremo tra poco, ma solo coloro i quali, utenti della strada, che comunque si trovano, si imbattono in un sinistro stradale, comunque ricollocabile al suo comportamento, hanno degli obblighi giuridici. E poi vedremo quelli penalmente rilevanti, quindi la fuga e l'omissione di soccorso, ovvero il comma 6 e il comma 7, che ripeto sono due fattispecie autonome. Vedete, il comma 1 ci dice già qualche informazione importante. A volte si interviene in sinistri stradali dove praticamente si parte dal presupposto che non c'è stato nessun contatto tra i veicoli. Questo, secondo alcuni, significa che non ci può essere omissione di soccorso, fuga, nel senso che non può essere perseguito, non può essere quindi deferito all'autorità giudiziaria i protagonisti del sinistro, perché non c'è stato il contatto. In realtà non è così, anche se non c'è stato il contatto, noi operatori di polizia giudiziaria dobbiamo necessariamente acquisire la notizia di reato e trasmetterla ai sensi del 347. Magari evidenziando che non c'è stato il contatto, ma che comunque l'evento si è verificato perché ricollegabile al proprio comportamento. Ovviamente il caso di scuola, una mancata precedenza, chi ha la precedenza si avverte che il conducente proveniente dalla sua destra non ha visto lo stop, non vuole dare precedenza, si spaventa e senza l'urto, senza l'impatto, perde il controllo del veicolo e si fa male. Questo è il caso classico. Noi dobbiamo comunque riferire alla G, ovviamente, se il conducente del veicolo proveniente da destra non si ferma e si allontana senza prestare soccorso. Ma andiamo a verificare che cosa ci dice il primo delitto previsto dal comma 6 del nostro codice della strada. Ovviamente sappiamo benissimo che le fattispecie penalmente rilevanti del codice della strada sono pochissime, e due appunto le troviamo
nell'articolo 189. Il nuovo codice della strada, seppur del 1992, recitava: chiunque nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di sinistro condanna le persone, non ottempera l'obbligo di fermarsi e punito con la reclusione fino a 4 mesi. Quindi il primo dato è che si tratta appunto di un delitto, perché è punito con la reclusione. Se fosse stato punito con l'arresto, sarebbe stato un contravvenzione. Ancora leggendo il comma 6, contiene un interessante, diciamo così, un'interessante condotta, un interessante passaggio. Il conducente che si sia dato alla fuga è in ogni caso passibile di arresto. In ogni caso passibile di arresto. Cominciano quindi a complicarsi le cose. Cosa significa in ogni caso passibile di arresto? La prima domanda. E poi dobbiamo partire dal presupposto che la fuga, cosa si intende fuga? Non deve essere in alcun modo confusa con l'omissione di soccorso. Spesso si utilizza in maniera inopportuna, alternativa alla fuga rispetto all'omissione di soccorso, ma è sbagliatissimo. La fuga è quella condotta che non permette l'identificazione del soggetto. Quindi non stiamo ancora parlando in senso tecnico di omissione di soccorso. Cioè c'è un sinistro, io scappo perché non voglio farmi identificare. Quella è una condotta penalmente rilevante di cui al comma 6. Poi vedremo. Ovviamente se io scappo per non farmi identificare vuol dire che non ho prestato soccorso. È vero quasi sempre, perché ci possono essere casi in cui c'è una condotta omissiva rispetto all'omissione di soccorso e non c'è una condotta omissiva rispetto alla fuga, e vi farò qualche caso pratico. Ma e poi ancora leggiamo in maniera molto interessante, già nel 92 il legislatore applicava delle sanzioni amministrative, ovvero una sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 mesi a 1 anno. Vedremo che anche il comma 7 ha applicato, per il comma 7 applica una sanzione accessoria più grave, vedremo che per il comma 6, oltre alla sanzione accessoria della patente, vedremo anche le tempistiche, la trasmissione degli atti in prefettura, prevede la decurtazione di 10 punti, mentre non è prevista per il comma 7, ma invece in compenso c'è la sospensione della patente di durata superiore. Ma il fenomeno della pirateria della strada si avverte, l'opinione pubblica l'avverte in maniera pressante. Quindi il legislatore che cosa fa nel 2003? Con la legge numero 72 cerca di inasprire le pene per combattere appunto l'annoso fenomeno che con l'aumento dei veicoli, con l'aumento della disattenzione, con l'aumento dell'utilizzo di strumenti infernali, ovvero dei cellulari, eccetera, eccetera, nota l'aumento di sinistri stradali e nota l'aumento appunto di fughe dopo il sinistro. Per cui cosa fa? Inasprisce le pene, ovvero trasforma la reclusione fino a 4 mesi dalla reclusione da 3 mesi a 3 anni. Quindi ci rendiamo conto che c'è una forbice edittale assolutamente importante rispetto a una blanda condanna a 4 mesi. Qua parliamo di 3 anni. Inoltre aumenta ancora la sospensione della patente e prevedendo nella misura massima di 3 anni, mentre un anno previsto come massima pena nel 92 diventa la minima pena per il 2003. È una cosa importante, fondamentale, che il legislatore inserisce nel comma 6, qual è? Nei casi in cui la presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281 e seguenti, ovvero la possibilità di applicare le misure che in qualche modo limitano la libertà personale, le misure cautelari. Tutte le misure cautelari, vedremo tra un attimo quali sono, dalla firma all'APG, addirittura agli arresti domiciliari,
E quella, l'unica misura non consentita è l'arresto nella contraddizione nella casa di reclusione. Quindi ci rendiamo conto che sono delle, è un segnale forte del legislatore, perché consente addirittura gli arresti domiciliari. E attenzione, è una novità assoluta, perché se noi andiamo a leggere il 381 del codice procedura penale, ovvero i casi in cui si può applicare l'arresto facoltativo, parla nel 381, dice che l'arresto facoltativo si può applicare per le pene per le quali è prevista una misura massima superiore a 3 anni. Allora non si può applicare per questa condotta, perché stiamo leggendo che il massimo è 3 anni e quindi non è superato. Quindi non dovrebbe rientrare nel caso di, nei casi previsti dal 381. Invece praticamente il legislatore inserisce all'interno del 381 anche questa fattispecie, nonostante ci siano limiti edittali più bassi. Ancora qualche anno dopo, e nel 2000, esattamente nel 2008, interviene nuovamente ed aumenta la reclusione nel minimo, raddoppia la reclusione nel minimo. Lo fa sia per il comma 6, lo fa sì per il comma 7 e lo fa anche per il 593 del codice penale. Perché? Perché ci sono stati dei casi di cronaca che qualcuno di noi ricorda perfettamente, ha deciso, cioè ha convinto il legislatore a intervenire nuovamente ed aumentare, dare un segnale. Se ricordate bene, ci fu nel 2007 a Bormio il caso di quel bambino ammazzato da un motocross che poi si diede alla fuga. Ricordate bene nel 2008 a Fiumicino quella strage sulla fermata dell'autobus, o ancora il 17enne ammazzato a Genova da un'auto rubata da un albanese. Bene, questi episodi hanno convinto il legislatore ad aumentare ancora di più la pena, e in questa circostanza la pena è il minimo edittale. Quindi siamo passati, come vedete, dal 92 a una misura blanda prevista, cioè la reclusione fino a 4 mesi, a una reclusione abbastanza importante, cioè minimo 6 mesi e massimo 3 anni, e in più la possibilità di emettere da parte dell'autorità giudiziaria di misure cautelari importanti, fino ad arrivare agli arresti domiciliari. Comma 6. Vediamo, quindi abbiamo detto qual è la condotta che punisce il legislatore con il comma 6? La fuga, cioè c'è un sinistro, dicevo prima all'inizio, il comma 6 può essere configurabile in maniera disgiunta rispetto al comma 7, cioè generalmente corrispondono le due condotte, quindi i due reati. Io scappo e quindi contemporaneamente ometto il soccorso e non mi faccio identificare. Bene, sentenza Cassazione 2010, ovviamente il legislatore ha specificato che il reato comma 6 può sussistere anche nei confronti di colui che comunque ha prestato soccorso. Presta soccorso, come si fa a prestare soccorso? Cioè, qual è l'obbligo previsto dal comma 7? Semplicemente quello, se io sono un medico, il soccorso devo attuare tutte le manovre salvavita. Se sono un semplice conducente, cosa devo fare? Devo allertare i soccorsi, quindi allerto il 118, mi accerto, e attenzione, mi devo accertare che il 118 arrivi sul posto e soccorre fattivamente, e poi scappo. Quindi in questo caso questa condotta è penalmente rilevante? Assolutamente sì, perché è configurabile il comma 6. Se noi partiamo dal presupposto che l'omissione di soccorso, il 189, prevede semplicemente di chiamare l'ambulanza e poi se ne va via, senza aspettare l'organo di polizia per identificarlo, se questa condotta, secondo noi, non è reato, siamo fuori pista.
siamo fuori pista perché, ripeto, questa condotta, il non permettere l'identificazione di chi era la guida, è assolutamente condotta penalmente rilevante. 2012, ancora, il reato sussiste anche quando il reo non consente l'identificazione propria e del veicolo guidato, sulla falsa riga appunto di quello che ci siamo appena detti. Ancora, vediamo qualche sentenza un po' più recente. Nel reato di fuga l'elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale. Quindi, ovviamente, ci deve essere il dolo e non la colpa. Ci deve essere quindi la coscienza e la volontà di avere quella condotta. Ci deve essere la coscienza e la volontà di evitare di scappare perché non voglio farmi identificare. E ci deve essere anche... diciamo, alla legislatura allarga la possibilità della condotta penalmente rilevante con la previsione della configurazione dello stesso anche con il dolo eventuale. Ancora, 2014, non commette il reato chi non ottempera l'obbligo di fermarsi, ma perché non si è reso conto di aver provocato lesioni, mancando l'elemento psicologico, cioè la coscienza e la volontà. Questa è una sentenza del Tribunale di Padova. Mi viene in mente una sentenza che ha fatto scuola, ha fatto giurisprudenza e parlava di un sinistro stradale avvenuto sulla A4 in un giorno la 4, quindi la Torino-Milano. Un giorno d'inverno con la nebbia, un autotreno con un carico importante fu tamponato da un veicolo. Il veicolo, appena dopo l'urto, prese fuoco. Bene, un po' di riflessioni su questa condotta. L'autocarro, l'autotreno, si allontanò dal posto perché non si rese conto del sinistro, perché aveva addebitato l'urto che aveva udito allo scoppio dello pneumatico, che effettivamente c'era stato. Ma si allontanò e fu avvisato da un conducente qualche minuto dopo, e il conducente dell'autotreno, proprio in virtù del fatto che non voleva omettere il soccorso, fermò il veicolo, scese dal mezzo e contromano, a piedi, con l'estintore, fece quasi un chilometro di corsa per giungere sul posto e cercare di spegnere l'incendio. Quindi questa sentenza ci ha dato un po' di notizie. Ci deve essere il dolo, quindi la coscienza e la volontà dell'evento. La coscienza della volontà dell'evento e la probabilità che ci siano feriti. E come vi dicevo all'inizio, anche se non c'è lutto, ancora un'altra nozione. Quando non c'è l'urto, oppure quando c'è un sinistro di cui non si ha colpa. Cioè il caso classico, io vengo tamponato, il ferito nel veicolo che mi ha tamponato, vabbè, si arrangia, io vado via perché è colpa sua. No, non si può omettere il soccorso, anche rispetto a chi ha colpa palese, come quello il caso del tamponamento, nella dinamica del sinistro. In questo caso il Tribunale di Padova ha assolto perché il fatto non costituisce reato. Ancora qualcosa di più recente: il reato si configura anche quando, e ripeto, ribadisco, stiamo parlando ancora della fuga senza ancora affrontare il comma 7, quindi l'omissione di soccorso in senso tecnico. Si configura il reato anche per una sosta momentanea, perché il fatto che tu ti sei fermato momentaneamente e poi te ne sei andato, comunque questa condotta non ha consentito la tua identificazione. Una sentenza recente per la sussistenza, quindi Corte di Appello di Ancona del 2021, per la sussistenza del reato di mancata presentazione dell'assistenza in caso di sinistro è necessaria la sussistenza del dolo generico. Abbiamo detto quindi dolo generico e addirittura, avevamo già detto prima, addirittura il dolo eventuale.
Ancora, sempre nello stesso mese aprile del 2021, il tema di circolazione stradale, l'obbligo di prestare assistenza alla persona ferita non è delegabile a terzi. Beh, qui si apre un altro scenario. Che cosa significa? Cioè, la presenza di capitano, c'è un sinistro, si fermano decine di persone. Vabbè, io mi allontano perché tanto lo soccorrerà qualcun altro. Sicuramente lo soccorrerà qualcun altro. Ma questo non è una condotta giusta, perché noi dovremmo assicurarci per non essere denunciati ed eventualmente condannati per la fuga, dovremmo avere innanzitutto la certezza che chi è presente ha la possibilità di soccorrere. Caso di scuola, per esempio, dovremmo innanzitutto verificare se c'è un medico, dovremmo innanzitutto verificare se sono muniti di telefonini, per esempio. Dovremmo per assurdo verificare se chi è munito di telefonino ha il telefono carico, ok? Perché altrimenti di fatto lui non è idoneo ed è impossibilitato a chiamare i soccorsi. Quindi per questo motivo il legislatore, la giurisprudenza, estende la responsabilità anche a colui il quale sia scappato nonostante ci fosse un cavallo di persone pronte lì che potenzialmente potevano soccorrerlo. Man mano che leggiamo e che insomma, facciamo questa chiacchierata, ci rendiamo conto che questa fattispecie spesso è sottovalutata. Spesso noi poliziotti municipali evitiamo di inviare le informative perché partiamo da un presupposto sbagliato. Lo ripeto, vabbè, non c'è stato l'urto. Vabbè, ma quello aveva ragione, mica aveva l'obbligo di intervenire. Vabbè, ma c'era in un sinistro, in una piazza affollata, c'erano centinaia di persone. Bene, non ci prendiamo questa responsabilità. Facciamo, impacchettiamo l'informativa laddove riusciamo a identificare il conducente e poi sarà l'AG a valutare caso per caso. Dal punto di vista operativo, la competenza per il comma 6 è del Tribunale Monocratico. Vedremo che anche per il comma 7 l'omissione di soccorso è lo stesso Tribunale che ha la competenza. La procedibilità d'ufficio, la particolarità del comma 6 rispetto al comma 7 è che per un periodo di tempo, cioè dal 2000 al 2003, c'era una competenza diversa, cioè per assurdo il comma 6 lo valutava il giudice di pace, ricordate nel 2000 ci fu la riforma di cui al decreto legislativo 274, e quindi dal 2000 al 2003, comma 6, giudice di pace, comma 7, omissione di soccorso, tribunale. Beh, il legislatore si è reso conto e ha attribuito nuovamente la competenza anche del comma 6 al tribunale monocratico. L'arresto facoltativo, l'abbiamo detto già prima, è consentito l'arresto facoltativo. Ovviamente l'arresto facoltativo, tranne le ipotesi in cui si parla di comma 8 bis, cioè quando, lo leggeremo dopo, nelle 24 ore successive all'evento, il reo si presenta spontaneamente. Quando ci fu questa, poi leggiamo le slide, il fermo non è consentito, la custodia cautelare, solo la custodia cautelare in carcere non è consentita, altre misure sono tutte consentite, le vedremo tra un attimo. Giusto un appunto e una riflessione. Quando ci fu il 1992 il codice della strada che appunto inserì il 189 e consentiva l'arresto, cercò di smontare la norma per incostituzionalità. In realtà la Corte Costituzionale, con la sentenza famosa 305 nel 96, confermò la legittimità della norma sostenente che rientra nella discrezionalità del legislatore prevedere la possibilità di un intervento immediato nei confronti di chi sia dato alla fuga, abbia abbandonato le vittime di incidente stradale all'ultimo fuggibile ed abbia messo in pericolo la sicurezza individuale e collettiva. Ma perché c'è stata la necessità dell'intervento della Corte Costituzionale? Perché voi mi insegnate
che l'arresto, sia esso obbligatorio o facoltativo, può essere operato in flagranza di reato o, diciamo così, tirando un attimo il concetto, alla cosiddetta quasi flagranza. Ma se stiamo parlando di un arresto possibile a distanza di ore, dovrebbe non essere consentito. E invece, con una sentenza importante, la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della norma. Attenzione, arresto facoltativo lo sappiamo benissimo cosa significa. Non è che c'è che se abbiamo voglia arrestiamo, ma se è tardi e dobbiamo rientrare perché c'è la partita, non lo arrestiamo. Ci sono dei presupposti, no? Gravità del fatto, la possibilità della reiterazione. Ci fu un caso a Napoli di qualche anno fa, dove io prestavo servizio, dove grazie a un'attività investigativa importante riuscimmo, da uno specchietto di un autoveicolo ritrovato sotto le auto in sosta, riuscimmo a rintracciare il conducente di un veicolo che aveva appena investito due centauri. Bene, grazie insomma anche alla collaborazione della mobilizzazione, eccetera, eccetera, riuscimmo a identificare il veicolo e andammo a casa nel Casertano, andammo a casa del soggetto. Beh, ci rendemmo conto, effettivamente la macchina era lì, aveva ancora i segni del lupo, ma ci rendemmo conto che il soggetto ha subito ammise l'addebito, subito chiese, insomma, si prese tutte le responsabilità e riferì, ovviamente con verbale di sommaria informazioni, che non aveva avuto la possibilità di soccorrere, perché all'interno del suo veicolo, lui stava, proveniva dall'ospedale, e c'era praticamente suo figlio che soffriva di convulsioni e che nel trambusto ebbe una crisi e si dovette allontanare dal posto. Ovviamente noi ritenemmo non applicabile il 381 codice procedura penale, ovviamente informammo la G in seduta stampa e poi facemmo l'informativa di reato. Dicevo, l'unica misura cautelare non consentita è quella della custodia cautelare in carcere. Tutto il resto sì, ovvero il divieto di espatrio, l'obbligo di presentazione alla PG, divieto e obbligo di dimora, arresti domiciliari. E dicevo che è una scelta di legislatore straordinaria, perché va in deroga ai requisiti previsti dal 280 del codice di procedura penale, il quale prevede che si possono applicare le misure cautelari per i delitti, e siamo ovviamente in questo stiamo parlando di delitti, ma la deroga sta nella cornice di tale, perché dice il legislatore, tu puoi emettere misure cautelari per i delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo, la reclusione superiore nel massimo a 3 anni. E noi abbiamo appena visto che in realtà non supera i 3 anni, per cui non doveva rientrare nella possibilità di emettere le misure cautelari. Dal punto di vista sanzionatorio, c'è prevista la decurtazione di 10 punti, la sospensione della patente o del certificato per i ciclomotori, la sospensione da 1 a 3 anni con il ritiro immediato e l'invio in prefettura nei 10 giorni successivi. Attenzione, nel caso in cui stiamo parlando del conducente di un ciclomotore o di un motociclo, c'è anche la necessità e l'obbligatorietà di emettere immediatamente il verbale di sequestro e invio, anche in questo caso, di 10 giorni, perché c'è la confisca del mezzo. E chi ce lo dice? Ce lo dice il 213,2 sexes e l'articolo 224 ter entrambi del codice della strada. Quindi si interviene, c'è la decurtazione dei 10 punti, per quello che viene indicato nel verbale senza problemi, poi c'è la sospensione della patente e il sequestro per confisca di ciclomotore e motociclo. Che cosa devo fare? Devo ritirare il veicolo con verbale di sequestro, devo ritirare la patente e inviarli entro i successivi 10 giorni in prefettura. Chi ce lo dice? Ce lo dice il 223, che parla espressamente, ritira immediatamente e trasmette entro 10 giorni. Ancora, è sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motociclo
è stato adoperato per commettere un reato. Parliamo di reato? Sì. Fuga? Sì. Quindi bisogna confiscare il veicolo, quindi immediatamente un vale di sequestro. E anche in questo caso il 224 ter ci dice che entro 10 giorni dobbiamo inviarlo per gli atti conseguenziali alla prefettura UTG. Bene, abbiamo parlato del comma 6. Abbiamo parlato del comma 6 e abbiamo adesso, a grandi linee, sappiamo che chi scappa senza farsi identificare è una condotta penalmente rilevante. Penalmente rilevante abbiamo visto sanzionata pesantemente, sia dal punto di vista penale, con una reclusione che può arrivare fino a 3 anni, e anche dal punto di vista amministrativo, perché è previsto anche la sospensione della patente per un tempo abbastanza ampio. La condotta del comma 7 invece nel 92 colpiva e puniva chi non prestava l'assistenza corretta, cioè chi ometteva il soccorso. E rispetto al comma 6 aveva già nel 92 una pena più importante, cioè reclusione fino a 12 mesi. Ricordiamo, abbinata poi con la multa fino a 2 milioni di lire. Ricordate che il comma 6 invece parlava della reclusione fino a 4 mesi, quindi una pena nel massimo tre volte superiore. E quindi si riteneva nel 92 che la fattispecie del comma 7 era più grave rispetto al comma 6, tant'è vero che, come abbiamo visto, non solo per la pena, ma abbiamo anche visto che addirittura per 3 anni la competenza del comma 6 era, passato il termine, era scesa al giudice di pace. O come ho già detto prima, la legge 7203 cambia il comma 6, ma cambia anche il comma 7, anche in questo caso aumenta la sanzione della reclusione da 6 mesi a 3 anni, mentre il comma 6 era da 3 mesi a 3 anni, e prevede il periodo di sospensione della patente da 1 anno e 6 mesi, quindi 18 mesi, fino a 5 anni, molto più ampia rispetto al comma 6. Ancora, per i noti casi già visti prima, Fiumicino, Genova e Bormio, ha aumentato anche in questo caso il minimo edittale, raddoppiandolo, quindi da 6 mesi a 1 anno. Leggendo il comma 7, io ho già qualche dubbio, perché non vedo citare le misure cautelari. Quindi il primo problema è, la prima domanda è, che per il comma 6, nonostante una fattispecie, diciamo, meno grave, è consentito la misura cautelare, sono consentite tutte le misure cautelari, tranne il carcere. Mentre nel comma 7, cavolo, io non lo leggo. Qualche sentenza. Esiste il concorso con la fattispecie del comma 6, essendo riconducibile a distinte condotte e perciò aventi diversa oggettività giuridica. Ad ognuno dei reati contestati corrisponde un autonomo periodo di sospensione della patente. Cosa ha detto questa sentenza? Ha detto che sostanzialmente chi viene denunciato e punito per il comma 6 e il comma 7 può arrivare, per esempio, a 8 anni di sospensione della patente, cioè sommando i 5 del comma 7 e i 3 del comma 6, proprio a dimostrazione del fatto che sono due fattispecie assolutamente slegate da loro. C'è il cumulo materiale, quindi c'è una somma algebrica. Andiamo avanti, qualcosa di più recente. La responsabilità penale non è esclusa nemmeno dal fatto che l'investitore abbia delegato ad altri la verifica delle esigenze di cura della persona coinvolta. Lo dicevamo prima, dovremmo fare tutta una serie di accertamenti per vedere se ci sono metodi, se ci sono assicurarci che qualcuno chiama il 118. E se fa finta, se chiama per finta, voglio dire, effettivamente la condotta di chi scappa senza attivarsi, non ci sono esimenti. O
ancora 2014 l'obbligo imposto dal codice della strada è quello di fermarsi e di prestare assistenza a coloro che eventualmente siano rimasti feriti, qualificandosi il reato come omissione proprio di pericolo e non di danno. Quindi è abbastanza avanzata la condotta, cioè la condotta penalmente rilevante, cioè praticamente fa un passo indietro e cerca di allargare le fattispecie penalmente rilevanti. Perché questo? Perché bisogna garantire il diritto alla salute e alla vita, che hanno priorità su tutto, e quindi io anticipo la soglia del penalmente rilevante. 2014, non considerare obbligato anche chi, pur coinvolto nel sinistro, non ne sia responsabile, sarebbe incompatibile con il bene giuridico tutelato, abbiamo appena visto, cioè la vita e l'incolumità personale. Il reato di omissione di soccorso è autonomamente rilevante rispetto ai reati di omicidio o lesioni colpose, che pertanto è configurabile il concorso di reati. Ovviamente questa è una sentenza del 2014, quindi prima della riforma del 2016 che ha introdotto l'omicidio stradale e lesioni stradali gravi e gravissime. Prima quindi del 2016 il legislatore diceva che c'era il concorso tra più reati. Quindi quello più quello. Poi vedremo dopo la riforma, cosa, se c'è il concorso e come. Firenze, Corte d'Appello, è imputabile il soggetto che dopo aver cagionato un sinistro si allontani senza fermarsi e prestare soccorso, a prescindere che vi sia stato un effettivo urto tra i mezzi coinvolti. E lo dicevo all'inizio. Anche senza urto c'è l'obbligo di fermarsi per prestare soccorso. 2013. I reati di fuga e di omissione di soccorso sono già consumati nel momento in cui il conducente ha proseguito la marcia senza prestare soccorso. A nulla rileva la distanza volontaria, cioè il fatto che io sono scappato e sono poi tornato sul luogo del sinistro. Tant'è vero che si discute sulla configurabilità del tentativo rispetto ai commi 6 e 7. Certamente, essendo a consumazione istantanea, le due fattispecie non ci può essere per le due fattispecie il tentativo. Ovvero, appena scappi, si configura il reato. Punto. Si discuteva il caso in cui io sto per scappare, dopo 50 metri becco la pattuglia che mi ferma e mi fa tornare indietro. Non si può configurare il tentativo, quindi il 56 del codice penale con compitato disposto, il comma 6 e comma 7, perché consumazione istantanea, quindi comma 6 e 7 pieni. Qualcosa di più recente, Corte di Appello di Torino 2018, l'aver provocato un sinistro con lesioni di un ciclista in una strada di campagna legittima il conducente dell'auto, che non ha il cellulare, ad allontanarsi dal luogo del sinistro per chiamare soccorso, ed era praticamente il caso in cui c'è stata la soluzione di una conducente che aveva spostato la macchina con la quale si era recata a casa del marito e chiedere aiuto e chiamare soccorso, e ha trovato il posto dopo 5 minuti, strettamente necessario per avvertire chi poteva chiamare. Quindi è ovvio che parliamo di reato impossibile, cioè nel senso di un soccorso, di un obbligo giuridico che non poteva avvenire perché la signora non era medico, non aveva strumenti per contattare nessuno, per cui doveva necessariamente allontanarsi per attivarsi rispetto all'obbligo giuridico previsto dalla norma. Ancora, il reato di omissione di soccorso si pone come reato di pericolo e lo abbiamo già visto. 2019, mentre nel reato di fuga previsto al 189,6 è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento, che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, per il comma 7 invece c'è bisogno di verificare l'effettivo bisogno dell'investito. Certamente l'assenza di lesione o morte o la presenza di un soccorso prestato ad altri non possono essere conosciute ex post dall'investitore, per cui tu ti allontani, poi emerge che comunque è stato soccorso e salvato, questo non vuol dire che tu non sei passibile del reato.
recente Cassazione 2020 un'altra volta sostiene che anche con dolo eventuale, quindi al limite della colpa, della fattispecie colposa, c'è la possibilità appunto di punire il reo. Sentenza 2021, anche in questo caso la Cassazione stabilisce in sostanza è un sunto di tutto quello che ci siamo detti, cioè parla della consumazione immediata e quindi praticamente conferma la condanna. Sanzioni accessorie amministrative, ricordiamo sospensione della patente che per il comma 6 arrivava a 3 anni, in questo caso arriva a 5 anni. Ancora tanti usufruiscono, come detto, un istituto processuale del patteggiamento. Bene, sappiamo che chi patteggia la pena, ai sensi del 444, ha una diminuzione della pena fino a un terzo della sanzione. Ok? E la diminuzione fino a un terzo si applica anche alla sanzione amministrativa accessoria derivante dalla condanna. Ma Cassazione 2021 ha stabilito, confermato che in caso invece di comma 6 e comma 7 la riduzione che si ha in caso di omicidio colposo e lesioni personali colpose non si ha per il comma 6 e comma 7. Quindi lo sconto c'è, ma solo se tu sei colpevole dell'omicidio colposo e lesioni personali. Ma invece se sei colpevole della fuga e dell'omicidio di soccorso, io, il legislatore, ha deciso che lo sconto non lo devi avere, proprio per essere deciso a combattere appunto queste fattispecie. Quindi per il 189 appunto non è possibile. Ancora per la questione delle sanzioni accessorie amministrative, sentenza 2017, si parla praticamente, concetto già detto prima, c'è il cumulo della sospensione della patente. Quindi una somma algebrica diventa importante nella misura massima di 5 anni il comma 7 e 3 anni il comma 6. Poi può arrivare quindi alla sospensione fino a 8 anni. Dal punto di vista operativo, la competenza è anche, qui è sempre stato il tribunale monocratico, la procedibilità è sempre stata d'ufficio, il fermo come il comma 6 non è consentito, ops, e l'arresto? E le misure cautelari? Come vi dicevo prima, non sono inserite nel comma 7 e né tantomeno c'è una norma che fa richiamo a quelle di cui al comma 6. Per cui qualche dubbio c'è, e dobbiamo stare attenti ad applicare l'arresto di cui al 381 nel caso in cui ci sia omissione di soccorso senza fuga. Ma può mai essere un'omissione di soccorso senza fuga? Certo. Il caso è di chi non il soggetto che rimane sul posto ma non fa nulla, quindi permette la sua identificazione dall'organo di polizia stradale che interviene successivamente, ma non ha fatto nulla per soccorrere perché lo hanno fatto gli altri. E questo è il caso di scuola. Quindi ci può essere reato di omissione di soccorso senza la fuga, oppure ci può essere il reato di fuga senza l'omissione di soccorso. È il caso in cui io chiamo l'ambulanza, mi accerto che l'ambulanza arriva e che soccorre il ferito e scappo senza attendere l'organo di polizia che stava per intervenire per il rilievo del sinistro. Si configura l'omissione di soccorso anche quando chiamo l'ambulanza e vado via senza attendere di fatto l'arrivo della stessa. Inoltre, il comma 6, cioè la fuga, c'è anche un altro motivo per cui il legislatore ha ritenuto penalmente rilevante questa condotta, non solo perché non hai permesso di identificarmi, ma anche perché io devo stare sul posto per evitare l'aggravamento delle condizioni del ferito. Cioè io scappo e non lo tutelo. Se rimane a terra ferito con
in maniera blanda, io devo cercare di attivarmi per evitare che altre macchine sopraggiungano, procurandogli lesioni più gravi o addirittura la morte. Anche in questo caso c'è la sospensione, come abbiamo visto, anche in questo caso c'è il sequestro per confisco nel caso in cui ci troviamo di fronte a ciclomotore e motociclo. Come vedete, per il comma 7 non è prevista la sanzione accessoria della decurtazione di 10, cosa prevista invece per il comma 6. Allora, comma 6 e comma 7, le fattispecie penalmente rilevanti, ma abbiamo letto che gli organi di polizia giudiziaria hanno la possibilità di sottoporre, di limitare la libertà personale con un arresto facoltativo. Tant'è vero che il comma 8 recita: il conducente che si ferma occorrendo presti soccorso, eccetera, eccetera, aspetta lì, soccorre, fa tutto quello che è previsto dal comma 1, non c'è bisogno di arrestarlo e non è consentito l'arresto. Però io noto una cosa preoccupante, non so se la notate anche voi. Il comma 1 parlava dell'utente della strada, quindi l'utente della strada era il conducente di tutti i mezzi, anche addirittura dei carrettini a mano, per esempio, ma anche del pedone. Anche il pedone è un utente della strada, mentre improvvisamente il comma 8 e, come vediamo, il comma 8 bis non prevede il conducente, cioè, o meglio, non prevede il pedone, ma solo il conducente. Il comma 8 bis, inserito nel 2003, stabilisce che nelle 24 ore successive, se il soggetto spontaneamente si presenta, non può essere arrestato. Ovviamente, se invece nelle 24 ore lo identifichiamo noi, allora si può configurare l'arresto facoltativo. Però la cosa sconcertante è che non c'è il pedone. Quindi che cosa significa? Significa che il pedone, indipendentemente dal fatto che si presenti o non si presenti, io lo posso arrestare comunque? Cioè, leggendo la norma, effettivamente è così, ma mi sembra ovviamente un errore clamoroso. Comma 8 bis, sentenza 2013, non si opera l'arresto in fragranza di reato nei confronti del conducente che si è presentato a PC dopo un'ora dall'accaduto, nonostante coinvolto in un sinistro con omicidio colposo e lesioni colpose. Questa sentenza invece del 2015 è molto interessante. Perché? Cosa ha fatto? La Cassazione ha dovuto correggere l'interpretazione del GIP del Tribunale di Bologna, il quale non aveva convalidato l'arresto perché aveva detto espressamente nel dispositivo: non posso convalidarlo perché lo avete arrestato dopo 34 ore dal sinistro. Ma è proprio la fattispecie prevista dal 189,7. Ce lo dice espressamente, e quindi la Cassazione ha convalidato l'arresto, in quanto praticamente è un caso di flagranza differita o prolungata del pediatra della strada. Sentenza febbraio 2022 fa un excursus rispetto al comma 6 sulla configurabilità del comma 6, configurabilità del comma 7, ma siamo quasi addirittura di arrivo e ho bisogno di correre. La stessa sentenza, la vedremo tra un attimo, parla e discuta anche della particolare tenuità del fatto. È giusto un accenno sulla particolare tenuità del fatto, è doveroso. 593, abbiamo detto all'inizio, condotta penalmente rilevante consentita e contenuta nel codice Rocco nel 2000, che dopo il 1992 ha avuto, come dire, una battuta d'arresto, perché la maggior parte delle condotte omissive le troviamo noi operatori di polizia stradale all'interno del codice della strada. Ma come, innanzitutto, come articolato? Chiunque non soccorre, eccetera, eccetera, è punito con la reclusione, eccetera. A noi interessa il comma
Nel 2003 poi è stata aumentata la pena anche in questo caso, ma a noi interessa il comma 2. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo che sia o sembra inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità. Un po' di notizie. Che significa trovando? E primo, la dottrina ha affrontato questo argomento, la giurisprudenza ha affrontato questo argomento. Trovando significa che devi avere una percezione diretta. O è qualcuno che ti deve riferire, guardi che a 500 metri c'è una persona che sembra ferita. Inanimata. Inanimata significa deceduta. Ok? E quindi, legato al concetto della persona deceduta, le due condotte che sono assolutamente alternative, quelle previste dal comma 2, cioè o fai quello, presti assistenza, o dai immediato avviso all'autorità. Non si capisce però qual è l'ordine di importanza. Sembra essere alternativo, tant'è vero che qualche giurisprudenza ritiene che la conferma che sia alternativo è data dal fatto che se c'è un corpo che sembra deceduto, o meglio, deceduto perché ci sono segni evidenti, insomma, un arto spezzato, eccetera, eccetera, io non ho l'obbligo di prestare l'assistenza, ma ho l'obbligo di dare immediato avviso all'autorità. Nel 2005, due coniugi, trovando due motociclisti a terra, scesero dall'auto e chiamarono il 113. Sentendo le sirene in arrivo, si allontanarono. Purtroppo, nel 2005, furono condannati per il 500 93. Furono condannati nel 593, ovviamente perché? E non per l'omissione di soccorso, ma perché non era un sinistro riconducibile al loro comportamento. Questi due poveri cristi erano sopraggiunti e magari il pirata si era allontanato. Quindi il 593 quando si applica? Quando? Il sinistro in cui ci si imbatte non è ricollegabile al proprio comportamento. Quindi, il caso classico, un veicolo coinvolto in un sinistro dove ci sono cinque persone, tutti omettono in concorso, omettono il soccorso. Noi operatori dovremmo deferire alla G per il 189,6,7 il conducente, in quanto utente della strada, e per il 593 gli altri quattro occupanti. Questa è la differenza tra il 189 e il 593. Famosa una sentenza vecchissima, condannò De Bagnini per aver ritardato 10 minuti di salvataggio, nonostante lo fossero stati avvisati. Ovviamente non parliamo di codice della strada, ma per farvi capire il precetto della norma, cioè dare immediato avviso all'autorità. Omette di prestare. Il ritardo ti consente di essere condannato per il reato. Lo dicevo prima, cosa si intende trovare? Gli obblighi dei due commi, prestare assistenza o autorità, sono alternativa. Tentativo non è configurabile, così come non è configurabile per il 189,6,7. È un reato comune? Nì, devono intervenire tutti. È lo stesso ragionamento del 189. Chi sopraggiunge? Potrebbe essere un problema, perché tutti quelli che sopraggiungono si dovrebbero fermare tutti. Mi sembra una forzatura. È un'assurdità. Competenza, tribunale monocratico, così come per il 189,6 e 7. La procedibilità anche qui d'ufficio, ma rispetto al 189,6,7 non è mai consentito l'arresto, non è mai consentito il fermo, non sono consentite le misure cautelari, sia esse in carcere o le altre misure. Enrico, mi senti? Io non so se ci sono domande. Intanto, giusto un accenno a sembra
Abbiamo parlato quindi di tre fattispecie di reato. Il 186,6, il 189,6, il 189,7 e il 592. Beh, noi operatori dovremmo essere tranquilli. Tutte le condotte possibili e immaginabili possono, abbiamo un riferimento normativo. Quindi è tutto semplice. In realtà no, perché nel 2016 il legislatore ci complica la vita, perché inserisce nel codice penale due fattispecie, a parte l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi e gravissime, che ben conosciamo, anche il 189 ter, fuga del conducente in caso di omicidio stradale e fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali. Ma cosa, vabbè, insomma, le varie fattispecie dell'omicidio, dove ci sono previste addirittura casi di tranne per il caso di omicidio semplice, sono previsti arresti obbligatori non facoltativi, ma andiamo avanti. Quello che interessa a noi è questo, il 189 ter, fuga del conducente. Fuga del conducente, quindi nel caso in cui ci troviamo di fronte a un omicidio stradale, chi scappa ha un aumento della pena, da un terzo a due terzi. Ma non notate nulla di strano? Io sì. La rubrica della norma parla di fuga del conducente. E che cosa voleva far significare? Che cosa voleva dire il legislatore con fuga? Cioè, chi scappa per non farsi identificare rientra nel 589 ter. Quindi noi andiamo sul sinistro, mortale. Omicidio stradale, lo denunciamo per 589 ter. E stiamo a posto. Ma se quello ha omesso il soccorso, si applica il 589 con un aumento della pena che non può arrivare almeno a 5 anni, o dobbiamo considerare anche il 189,7, cioè il legislatore, quando rubrica questa norma fuga, intende fuga omissione di soccorso o solo la fuga? Ma io penso che volesse intendere fuga omissione di soccorso, ma non essendo competente, evidentemente ha confuso i due concetti. E la stessa cosa, lo stesso errore, lo commette anche in questo caso per le pene accessorie rispetto all'omicidio stradale. Si parla di addirittura sospensione della patente fino a 30 anni in caso di fuga. E abbiamo lo stesso problema. Ma fuga cosa si intende? Lo stesso errore, saltiamo 590, le varie fattispecie aggravate, eccetera, eccetera, lo stesso errore lo commette nella formulazione di 590 pesi. Anche qui fuga del conducente. E rimane il dubbio se assorbe le condotte di cui al 189,6 e 7, anche come sanzione accessoria delle lesioni gravi e gravissime, si può arrivare a una sospensione della patente fino a 12 anni in caso di fuga. L'arresto facoltativo è previsto, come abbiamo visto nel caso del 590 bis, mai previsto per il 500, non è mai previsto l'arresto obbligatorio per il 590 bis, mentre per il 589 bis è previsto sia quello che quello. Abbiamo finito? No. Cosa ci siamo a posto? No, abbiamo il 189, 593, addirittura il 589 ter, il 590 ter, siamo a posto, siamo tranquilli, ogni condotta sarà degnamente punita. Ops, nel 2015 il legislatore, a seguito di una legge delega, emana il decreto legislativo 16 marzo 2015, disposizioni in materia di non punibilità per particolare identità del fatto, dell'offesa. Ma quello che noi tutti ci siamo detti, rientra in questa possibilità, cioè il giudice può emettere una sentenza di non punibilità? E purtroppo sì. Il 131 bis del codice penale dice che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva dell'arresto della delusione non superiore nel massimo a 5 anni, e noi, se vi ricordate bene, la reclusione massima prevista in 6 e 7 era a 3 anni, e per le lesioni gravi e gravissime stradali era appunto 5 anni. Quindi ci troviamo in queste condizioni. Quindi è possibile che il giudice
applichi la particolare tenuità del fatto per l'omissione di soccorso prevista dal 593, per la fuga prevista per il 189,6 e per l'omissione di soccorso prevista dal 189,7, cioè tutte le fattispecie di cui abbiamo parlato ora. Qualche sentenza applicativa del 131 bis procedurale, cioè praticamente del codice penale, cioè quello della particolare tenuità del fatto, una sentenza abbastanza recente nel 2020, il reato di omissione di soccorso si realizza anche in presenza di dolo eventuale, e questo lo abbiamo già detto. Tuttavia la valutazione delle circostanze di fatto, quale l'estrema lievità del danno arrecato, la presenza di persone pronte a soccorrere, il ciclista e il fatto che l'investitore si era fermato prima di allontanarsi e poi si era scappato, possono condurre al riconoscimento della causa di non punibilità. Di cosa stavamo parlando? Cioè la Cassazione è intervenuta nel caso in cui un automobilista, che dopo aver determinato l'impatto del proprio automobile con una bicicletta, ha determinato la caduta del ciclista che la conduceva, si era solo fermato e verificata l'assenza di lesioni evidenti. Si era allontanato dal luogo dell'incidente senza prestare alcuna specifica assistenza e senza attendere l'arrivo dell'ambulanza. Per la Corte il reato è configurabile perché c'è dolo eventuale, ma date le circostanze risulta applicabile la causa di non punibilità. Praticamente noi stiamo parlando da un'ora, ma senza giungere alla condanna di una condotta abbastanza evidente, purtroppo. Recente Cassazione, febbraio 2022, in questo caso invece non ammette la particolare tenuità del fatto, perché dice analoga valutazione di inammissibilità attinge il secondo, vabbè, anche su punti, il ricorso non si confronta con la motivazione che sta all'impugnare la sentenza, che ha sottolineato come la condotta complessiva dell'imputato e l'assenza di qualsivoglia iniziativa risarcitoria nei confronti della persona offesa non consentono di ritenere il fatto di particolare tenuità sotto il profilo dell'offesa al bene giuridico protetto. Quindi in questo caso fortunatamente il giudice ha ritenuto non applicabile il 131 bis del codice penale. Io ho concluso. Se ci sono, penso che siamo assolutamente in linea con i tempi. Se Enrico mi dà conferma e magari c'è qualche domanda, mi fa piacere rispondere ad Horace. Per qualsiasi informazione, curiosità, per approfondimenti, leggete sotto la mia mail. Enrico? Ecco, ci sono io, sono Massimiliano. E... Ciao Massimiliano. Ciao Luigi. Allora, in realtà sei stato così esaustivo, ecco mi faccio vedere, sei stato così esaustivo, io direi proprio didascalico, che in realtà non ci sono incertezze. Io ti ho seguito perché poi mi sono sostituito con Luigi, quindi devo dire che anche i commenti che sto leggendo e mi stanno scrivendo dicendomi proprio che in realtà non ci sono domande, perché sei stato con le slides e con la tua spiegazione veramente chiaro e accessibile a tutti, e in tanti ti ringraziano. Grazie a loro per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Grazie, allora grazie a Luigi De Simone, comandante della Polizia Municipale di Caserta, nonché presidente del collegio, dirigente nazionale UPLI, presidente del collegio dei Probiviri, nonché un caro amico, quindi mi fa davvero piacere ringraziarlo. E grazie a tutti i soci UPLI che ci hanno seguito e anche a coloro che non sono soci UPLI, perché la nostra attività è per tutti, anche se i soci hanno il vantaggio di avere un attestato. E quindi l'appuntamento è a lunedì prossimo, e quindi un saluto a tutti voi. Buona serata. Buonasera a tutti.